Bentrovati come sempre per questo momento dedicato alla scuola. Oggi ho con me, è tornata a trovarci la professoressa Giovanna Martano, che è dirigente scolastico dell'Istituto Righi di Napoli. Grazie di essere qua, preside, abbiamo tanto atteso questo suo ritorno perché ci siamo già incontrate tempo fa e chiaramente i suoi impegni, tantissimi e gravosissimi in questo periodo, le hanno sempre impedito di ritornare. Finalmente ci incontriamo per fare un po' il punto della situazione, una situazione che chiaramente per voi dirigenti scolastici significa tanti impegni, tante incombenze, anche rischiando personalmente perché sono tante le responsabilità, forse qualcuno anche penale. Quindi lei dirige questo istituto molto, napoletano molto importante che conta sui 900 studenti, se non so ne. Vediamo un po' questa situazione purtroppo triste che stiamo rivivendo quando tutto sembrava che fosse finito. Quindi qual è la situazione nella sua scuola? Allora, beh, sicuramente stiamo attraversando un momento molto delicato e difficile. Io di natura sono una donna ottimista, anche se molto realista. Personalmente non ho mai pensato che come il virus con l'estate fosse sparito. Secondo me questa è stata una lettura, diciamo, un po' troppo o romantica o ingenua o superficiale, che in Italia e non solo è passata, perché i virus non spariscono all'improvviso per l'arrivo del caldo. E a mio avviso alcune scelte che sono accadute, sono state compiute quest'estate, alcune opportunità che sono state offerte, diciamo così, sono stati dei gravi errori di cui paghiamo le conseguenze. Faccio questa premessa per dire che siamo di nuovo in una situazione di grandissimo rischio, con dei picchi di contagio altissimi. La Campania, ahimè, come dire, sta vedendo numeri importanti di contagi, di positivi, e questo diciamo, ha un peso anche sulle scuole. Chi dice che le scuole sono il luogo più sicuro, dice un pezzo di verità. Le scuole da quest'estate praticamente hanno lavorato senza sosta per consentire un rientro in sicurezza ai ragazzi. Abbiamo veramente rivoltato le scuole come un calzino, acquistato attrezzature, detergenti, apparecchiature, di tutto di più per consentire appunto un rientro in sicurezza. Ma le scuole non sono delle cattedrali nel deserto, le scuole vivono immerse in un contesto e il contesto, come dire, è un contesto che ha tanti buchi, il tema dei trasporti, la movida, la vita aggregativa e sociale che tutti fanno, compresi i giovani, ma non solo i giovani, ha un peso. Non si può pensare quindi che le scuole come dire, possano essere immuni. Chi ha pensato che le scuole non sarebbero state colpite, diciamo, dai contagi, ha avuto un pensiero, diciamo, un po' scisso dalla realtà. Noi siamo stati con le attività didattiche in presenza praticamente per un mese e i contagi hanno iniziato a entrare nelle scuole. E poi a uscire dalle scuole e entrare nelle famiglie. E il dato assolutamente preoccupante che l'unità di crisi della Regione Campania ha analizzato, la crescita Di esponenziale questi contagi, sì. dei contagi nella fascia 0-18 anni, è un dato sul quale noi abbiamo il dovere, l'obbligo di riflettere. Io personalmente ritengo che come la scelta che è stata compiuta in Campania, cioè di sospensione delle attività didattiche in presenza, sia stata una scelta dolorosa ma coraggiosa. Nella vita bisogna decidere quali sono le priorità. Io ritengo che la salute sia una Io priorità. sono d'accordo con lei, anche se molti chiaramente contestano questa scelta, che è anche importante l'aspetto economico di un paese, però come giustamente dice lei, penso che la salute venga prima di ogni altra cosa. Certo Allora, io capisco che ci può essere un problema che c'è. che c'è soprattutto nelle famiglie che hanno bambini piccoli, perché capisco che
che lavorare a distanza per uno studente delle superiori, aggiungo io anche della scuola cosiddetta media, è un conto. Per un bambino delle elementari, le cosiddette elementari, capisco che può essere un problema sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista della famiglia, perché una famiglia che lavora non può lasciare un bambino in casa da solo se troppo piccolo. Quindi capisco il dramma, lo capisco. E ritengo che su questo si dovrebbe ragionare, come dire, anche per immaginare alcune misure a sostegno, ad esempio, di famiglie che hanno bambini piccoli che devono fare la didattica a distanza, ad esempio. Quindi credo che questo sia un tema da affrontare, ma per poterlo affrontare ci dobbiamo porre il problema di come eventualmente, gradualmente riaprire, innanzitutto per i bambini più piccoli, ma in sicurezza. E abbiamo necessità, a mio avviso, di avere una filiera istituzionale tutta che lavori in grande sinergia. Quando parlo di filiera istituzionale mi riferisco a comune, regione, ASL, tutti gli attori, diciamo, del sistema, perché laddove c'è una falla nel sistema, come dire, l'equilibrio fragile si rompe. E poi, prete, non dimentichiamo che nelle famiglie oggi quasi tutti i due genitori, entrambi lavorano, quindi c'è anche questo aspetto di come, certo, dove lasciare i bambini laddove non ci sono i nonni o gli zii. Quindi, come diceva lei, bisognerebbe proprio rivoltare il calzino e vedere dove si interrompe questa eventuale catena, diciamo, di collaborazione e di sinergia. Esatto. Io volevo anche chiederle, perché voi all'inizio avete avuto tanti problemi per il distanziamento, per i banchi singoli, si parlava addirittura di plexiglass, questa è una cosa assurda, davanti ai banchi, e anche le forniture, ecco, per esempio, voi avete avuto, perché il governo centrale, da quello che sento io, ha promesso e dovrebbe aver dato tante cose, però andando in giro si sente che tante cose non si sono avute. Ecco, per esempio, voi dovete avere dei supporti così, le mascherine, i disinfettanti. Lei ha avuto tutto questo come scuola? No, non tutto. Allora, ne abbiamo avuto alcuni fondi straordinari dal Ministero che abbiamo speso per fare acquisti straordinari, certo, per garantire maggiore sicurezza. Abbiamo avuto alcune forniture dal commissariato diretto da Arcuri, per esempio di mascherine chirurgiche, però anche qui, diciamo, il dato è un po' particolare, nel senso che io ho verificato che esiste un sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che viene quotidianamente aggiornato, dove è possibile vedere le forniture, la distribuzione in tutta Italia, scuola per scuola, delle mascherine. Peccato che i dati che ad esempio riguardano la mia scuola non corrispondono alla reale fornitura che abbiamo avuto. Noi non corrispondono per difetto, nel senso, io ne ho avute meno di quello che, detto lì, che sono dichiarate sul sito. Io ho fatto ben 3, per esempio, richieste di rettifica del dato. Io ad oggi ho avuto 27.500 mascherine. Ovviamente, se con circa 900 alunni, fatevi voi il conto, dovendole distribuire ogni giorno al personale e agli alunni, se questo quantitativo è sufficiente. Certo, in questo momento siamo in sospensione delle attività didattiche, quindi è ovvio che è intaccato in quota minima in questo momento, perché le stiamo distribuendo solo al personale. Però, voglio dire, parliamo di quantitativi assolutamente lontani da una reale copertura. I banchi. Io ho un fabbisogno di 690 banchi monoposto, che in molteplici monitoraggi, questionari e richieste che ci sono stati periodicamente sottoposti, ho sempre confermato come dato. Ad oggi non ne ho visto uno. Oggi siamo al 28 ottobre, mi è arrivata una telefonata circa 2 settimane fa da un funzionario, diciamo, che mi ha comunicato, che chiamava da parte del commissariato, dicendomi che a fine mese sarebbero arrivati i banchi, senza specificarmi quando, dicendo che poi ci sarebbe arrivata un'altra telefonata. A oggi io non ho avuto un banco, tant'è che finché siamo stati in presenza
Quindi finché non è scattata la sospensione delle attività didattiche in presenza e quindi la didattica a distanza, io ho dovuto costruire un complesso sistema di rotazione e doppi turni per consentire il distanziamento nelle classi, avendo una dotazione di banchi che non mi consentiva di lavorare diversamente. Devo dire che devo ringraziare una fornitura di 100 banchi monoposto che mi ha dato la città metropolitana. Gli unici monoposto che ci sono a Righi sono quelli della città metropolitana, ma si tratta di una vecchia fornitura, diciamo, risalente a una richiesta fatta N anni fa, che per pura coincidenza, diciamo, è maturata ora. Ora questo è un bel problema. Presidente, lei è una donna che appunto è nel mondo della scuola da anni. Volevo un po' un suo parere, un po' personale questo, sulla didattica a distanza. Lei quanto, il suo parere ovviamente, quanto pensa che possa sostituire, visto che anche il Ministro oggi parla di fare una percentuale a distanza, possa sostituire, avrà degli effetti, pensa, negativi sulla didattica in presenza? Allora, io credo che noi ci troviamo in un mondo che non immaginavamo di vivere, perché questa pandemia, come dire, inevitabilmente nelle cose ha cambiato il mondo, e chissà quanto cambierà ognuno di noi. Se il mondo cambia, noi dobbiamo avere la necessità, soprattutto in un momento drammatico, di non rimanere, come dire, arroccati sulle nostre convinzioni. È del tutto evidente che la didattica in presenza è cosa assolutamente non paragonabile a una relazione a distanza. Voglio dire, chi ha insegnato e chi insegna lo sa, ma anche chi fa il dirigente scolastico, voglio dire, andare tutti i giorni a scuola senza i ragazzi sembra quasi di dirigere un edificio fantasma, non so come dire. Quindi è del tutto evidente che non è lontanamente paragonabile. A me non piacerebbe immaginare di dirigere nei prossimi anni una scuola dove la didattica si fa a distanza, ne avrei paura. Però noi non possiamo considerare la didattica a distanza un nemico. In questo momento è la nostra salvezza. Per fortuna che c'è. Per fortuna che c'è, e aggiungo, per fortuna che i docenti l'hanno inventata durante il lockdown della scorsa primavera senza nessuna indicazione. I docenti dall'oggi al domani hanno avuto la capacità di mettersi in discussione. La didattica a distanza esiste grazie alla capacità delle comunità scolastiche di reinventarsi. Dopodiché io dico, se questo è lo strumento che dovremo utilizzare finché non ci sono condizioni di sicurezza, bene, allora perché non ci dedichiamo a rafforzarlo, a tutelarlo, a lavorare perché migliori? Oggi questo è quello che possiamo offrire, allora lavoriamo perché sia il top. Io, se potessi, investirei tantissimo sulla didattica a distanza. Perché non costruire un'unica piattaforma didattica nazionale a cui tutte le scuole si possono rivolgere? Sarebbe bellissima questa cosa. Per esempio. Allora, perché anziché alimentare un dibattito tra gli innamorati della didattica a presenza e quelli della didattica a distanza, proviamo a essere realisti e con quello che abbiamo oggi a renderlo qualitativamente solido, come un'opportunità appunto reale. Io penso a tanti uomini e ad alcune donne, un po' meno perché gli uomini all'epoca avevano maggiore visibilità, a tanti uomini, a tanti padri costituenti del nostro paese che durante la Seconda Guerra Mondiale non hanno potuto studiare. Dico padri costituenti non riferendomi, certo, ai componenti dell'assemblea che erano un po' più adulti, dico tanti uomini importanti, ecco. Non hanno potuto studiare in scuole, diciamo, perché c'erano i bombardamenti e non esisteva la didattica a distanza. Io ricordo un grande uomo, Aldo Masullo,
un grande filosofo, che fu costretto a fare il cosiddetto salto, 2 anni in 1, perché non aveva potuto studiare per i bombardamenti, per la guerra. È stato il più grande filosofo dei nostri tempi. E quanti grandi uomini e anche donne hanno studiato poco, male durante la guerra, ma hanno costruito il paese. Lo dico perché non avevano la didattica a distanza, ma hanno costruito pagine importanti della nostra storia politica, economica, culturale. Ecco, io penso che dobbiamo abbassare un po' i toni, evitare queste polemiche inutili. E concentrarci per far funzionare quello che oggi è possibile, senza immaginare che di proporre al paese opportunità che non sono reali. Sono d'accordo con lei. Presi, la sua scuola è sempre stata una scuola di grande progettualità, tanti progetti, ne parlammo nello scorso incontro. Adesso in questo periodo particolare, insomma, potete organizzare, vi siete attivati per altri progetti magari diversi oppure siete ancora fermi? Allora no, noi ci siamo attivati, è proprio di queste ore con la notizia che parte un progetto online per il momento che ci vede protagonisti con una rete di scuole di un lavoro molto interessante con la Fondazione Iorit. Si chiama A Right Between the Eyes e noi abbiamo coinvolto una classe terza, 2 docenti saranno i tutor e si incontrerà Iorit e tanti altri writer di grido. Sì. Per costruire un percorso di attività laboratoriale con loro. Bello. Il nostro obiettivo finale poi è realizzare un grande murales nel corridoio principale del Righi. Questo progetto si sarebbe dovuto realizzare in presenza. Le prime attività però partono, per esempio parte un laboratorio online che vede coinvolte anche i nostri ragazzi e appena sarà possibile noi questo murales lo faremo magari in presenza. Magari ne parleremo nel prossimo incontro perché io l'aspetto ancora, adesso il nostro tempo a disposizione è finito. Io la ringrazio per essere tornata qui come ci aveva impedito il Covid di farlo, per adesso l'abbiamo fatto con le mascherine, Ligi alle mascherine come dovremmo essere tutti e magari il prossimo incontro magari già sarà in fieri questo progetto di cui lei adesso ci parlava. Io la ringrazio ancora, abbiamo avuto ospite il dirigente scolastico del Righi, la professoressa Giovanna Martano, ringrazio voi per l'attenzione e al prossimo incontro.